Anche quanto letto nel documento di Economia e Finanza si, voglio dire, delinea un aspetto piuttosto drammatico rispetto ai posti di lavoro in Italia. Ci stiamo stabilizzando verso un più 10% strutturale di disoccupazione. Ecco, bene, almeno in quest'ambito abbiate l'accortezza di fare qualcosa, abbiate l'accortezza quantomeno rispetto a categorie che lavorano e che hanno tutti i giorni contatti con una fascia debole della popolazione. Io spero abbiate l'accortezza di fatto di muovervi in velocità e finalmente di porre fine a tutto quanto effettivamente non è stato fatto in questi anni e che speriamo, anche con una semplice mozione, possa essere reso migliore. Grazie. Grazie collega, adesso il collega Russo, prego. Grazie Presidente. Che il sistema sanitario nazionale non versasse in buone condizioni mi pare verità incontrovertita. Evidente che la formula è una formula ormai desueta, non più adeguata alle mutate condizioni del Paese, che ha prodotto e produce ancora di più una particolarità per la quale meno tutelati sono proprio quelli che hanno meno. Diminuisce negli ultimi anni la spesa sanitaria in rapporto al PIL, mentre crescono le vessazioni che subiscono le regioni sottoposte a piano di rientro, vessazioni che vanno poi puntualmente trasferite nei confronti dei poveri cittadini. Il risultato è che aumentano le difficoltà nell'erogare i servizi, anche i servizi più elementari, ma soprattutto si amplia, aumenta il gap, il divario in chiave di disomogeneità tra le regioni e soprattutto tra i cittadini del nostro Paese. I piani di rientro sempre più sono orientati ad uno spirito, ad un modello di un aziendalismo esasperato, oserei dire economicista, che guarda poco alla valutazione della qualità dei servizi erogati, ancor meno si occupa della tutela della salute a tutto tondo. Le regioni, soprattutto quello del sud, aumentano e non possono far diversamente le aliquote per ripianare i deficit e quindi generano in questo modo un'ulteriore depressione, alimentano un'ulteriore azione depressiva dell'economia di quei territori. È evidente che così com'è non si può andare avanti e lo stanziamento è largamente insufficiente. Lo è, guardate, attraverso la misura di alcuni parametri che sembrano immediati, diretti e non comprendo e non comprendiamo perché il governo non li recepisca subito, i tempi che intercorrono tra le richieste di prestazioni e visite specialistiche o indagini strumentali in molte regioni superano i 280 giorni, arrivando per le risonanze anche oltre l'anno. Eppure c'è una norma che fissa rigorosi termini entro i quali svolgere gli esami, al massimo in 30 oppure 60 giorni. Sono quasi 11 i milioni di cittadini costretti a rinunciare ad accedere alle cure pubbliche per la loro impossibilità assoluta di corrispondere al sistema sanitario nazionale i relativi ticket previsti. Si sta misurando una vera distorsione, una vera e propria distorsione nel sistema sanitario nazionale. 8 regioni, Lazio, Campania, Sicilia, Piemonte, Puglia, Calabria, Abruzzo e Molise, titolari delle competenze programmatorie e organizzative, risultano essere in piano di rientro. Di queste 8, 5, Lazio, Campania, Calabria, Abruzzo e Molise, sono commissariate da oltre 6 anni. Ed altre 3 regioni
Veneto, Liguria e Sardegna hanno da qualche tempo superato il piano di rientro al quale sono state sottoposte. Siamo proprio certi che questo modello garantisce una sanità di qualità, diffusa ed estesa capillarmente in tutte le regioni? O piuttosto non è necessario mettere in campo percorsi alternativi agli attuali commissariamenti che hanno prodotto peggioramenti sistemici e addirittura hanno espropriato le sedi legislative regionali delle loro attribuzioni costituzionali più volte stigmatizzate dalla Consulta? Il blocco del turnover, per esempio, ha determinato la riduzione media del 33% delle dotazioni organiche, al punto che diventa ormai impossibile garantire i livelli di assistenza, in particolare per la carenza di personale medico ed infermieristico. 1 milione di lavoratori operano in questo settore ed è evidente che quindi si tratta di un settore ad alta intensità di lavoro, in gran parte straordinariamente qualificato. Il personale costituisce peraltro, proprio per queste ragioni, uno dei maggiori fattori di criticità del sistema sanitario nazionale, per i tanti vincoli imposti, per la riduzione delle spese che dal 2010 al 2013 ha prodotto il risultato di un'ulteriore, diciamo, riduzione dei costi di 1,5 miliardi. Ma cosa ha significato questo e cosa significa gli ulteriori 700 milioni di risparmio previsti per i prossimi anni? Cosa hanno prodotto questo risparmio? Disagio, ulteriore criticità, hanno allontanato dalla domanda di salute milioni di cittadini del nostro Paese. Un aumento dell'età media dei dipendenti ed una difficoltà concreta nel rispondere a quella domanda di salute che promana da ogni parte d'Italia. Sempre più spesso si ricorre al personale in outsourcing, modalità elusiva della normativa sul blocco che non ha risolto la questione centrale del contenimento della spesa e non ha nemmeno affrontato la qualità del servizio. E allora, rispetto a queste specificità poste, rispetto a queste domande e considerando anche che il fronte della ricerca scientifica come quello del sistema universitario sono due fronti altamente in difficoltà, ci chiediamo: qual è la risposta che il Paese può e deve dare in questo momento? L'organizzazione del sistema sanitario non ha ancora fornito risposte sufficienti in materia di hospice e nemmeno la dotazione di posti letto nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti ha dato risposte concrete, se è vero come è vero che risulta quella previsione largamente inefficace. E allora, quali sono i temi sui quali noi avremmo voluto che il governo concentrasse la sua azione? E devo dire, con qualche imbarazzo, siamo costretti a non accogliere le sollecitazioni, le riformulazioni del governo e a provare a far sì che quest'Aula voti la nostra mozione. Ma guardate, nel nostro Paese si celebra sempre di più una condizione per la quale l'aspettativa di vita, in ragione della domanda di salute, è un'aspettativa sempre più divaricata tra regioni ed è evidente che questa divaricazione è null'altro che il risultato di politiche sanitarie che orientano in senso economicista e distanziano i cittadini ed il bisogno. Certo, non riuscite ad applicare i nuovi parametri per il riparto delle risorse sanitarie, non riuscite a farlo nonostante esista una norma e noi proviamo a ricordarvelo in questa mozione, non riuscite ad applicare i nuovi parametri, quelli che prevedono accanto ad alcuni datati modelli anche la valutazione della condizione sociale di un'area, della condizione sociale di un territorio, della privazione
in quel territorio delle condizioni minime essenziali e se non riuscite ad applicare quei nuovi parametri, per tutta risposta cosa ci offrite di costituzionalizzare i costi standard? Certo, certo che è ragionevole costituzionalizzare i costi standard, ma solo nella misura in cui in quella Costituzione si celebri anche una condizione assoluta di perequazione tra realtà del nostro Paese e soprattutto di risposta saggia ai bisogni di salute di tutto il territorio nazionale. Certo, in questo modo provate a costituzionalizzare anche i viaggi della speranza, le sperequazioni e le differenze nel Paese. Noi per questa ragione non accogliamo le vostre sollecitazioni e le riformulazioni e proviamo a chiedere a quest'Aula di votare la nostra mozione. Grazie. Grazie. Adesso la parola alla collega Nesci. Prego. Grazie. I governi nazionali dell'Eurotruffa hanno disposto dei tagli folli alla sanità, destinati a proseguire negli anni ed in misura sempre più grave. Cito solamente alcuni dei dati più recenti. Sono 25 miliardi quelli sottratti dal 2012 al 2015, fonte l'ex ministro della Salute Renato Balduzzi. E inoltre vi è una decurtazione di oltre 10 miliardi di euro da qui fino al 2018, come figura nell'ultimo documento di economia e finanza. I governi procedono con la rottamazione del sistema sanitario. Sistema sanitario che insieme a Leonardo da Vinci, a Giuseppe Verdi e al Made in Italy qualificava l'Italia nel mondo e la poneva su un piano.